In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni e ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso d'improvviso, come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Fratelli, in questo testo del Vangelo di Luca, Gesù ci mette di fronte a una verità: la venuta del Figlio di Dio, che sarà improvvisa. A noi qui interessa la venuta per ciascuno di noi, che sarà improvvisa, anche quando dei segni noi prevediamo che la fine è imminente e che il Signore viene a trovarci per accoglierci e prima di accoglierci per giudicarci se siamo degni di accedere al regno della luce o meno. Noi a rivedere la nostra situazione prima che il Signore venga, che verrà è sicuro, quando, come e dove verrà non sappiamo. Anche quando da molti segni noi possiamo prevedere che la venuta è vicina, la venuta non è vicina. Un fatto è questo, quello che dice il Vangelo: state attenti perché quel giorno non vi piombi addosso improvviso. È come un laccio che si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. A noi non interessa sul momento di sapere come, dove e quando questo avverrà. Una cosa è sicura, che il Figlio di Dio verrà sulle nubi, i cieli si spaccheranno ed egli verrà a giudicare il mondo. Però per noi questa venuta sul momento è una venuta che ci interessa singolarmente alla fine della nostra vita terrena. Il Signore viene a prenderci, è un incontro con il Signore in cui noi abbiamo creduto e sperato, davanti a cui siamo, davanti a cui noi operiamo. E allora qual è l'atteggiamento che il cristiano deve tenere di fronte alla venuta del Signore? Proprio oggi abbiamo tre persone care che il Signore ha chiamato, tre persone appartenenti a noi, e ancora le loro salme sono sui letti, in attesa dei funerali e delle sepolture. Il Signore viene quando meno ce l'aspettiamo.
Però il Signore vuole che noi siamo preparati alla sua venuta. Qual è la preparazione? Ce lo dice il Vangelo. Innanzitutto una vita buona, una vita morigerata, vegliate, pregate. Sono ammonimenti che ci vengono dal Signore. La veglia, che significa la veglia? Stare sempre attenti alla venuta del Signore, come atteggiamento fondamentale della nostra vita. Cioè noi siamo chiamati, come diciamo subito dopo la consacrazione, ad annunziare la morte del Signore con una vita buona e santa, a proclamare la sua resurrezione in attesa della sua venuta. Noi portiamo nella nostra vita la croce di Cristo. Portiamo il Cristo Signore nel nostro corpo mortale, che mortifichiamo nei vizi e nelle passioni per essere conformi al capo. Ma noi annunziamo anche la resurrezione di Cristo nella nostra vita di credente. Annunziamo la resurrezione del Signore, la vita nuova che Dio è venuto a instaurare dentro di noi. La vita del cristiano è una vita che annunzia la morte già avvenuta e la resurrezione che già è operante in noi. Ecco la vita del cristiano. La morte dell'uomo vecchio e la resurrezione, la vita dell'uomo nuovo. La preparazione migliore è una vita santa, una vita di mortificazione, o come dice qui, non in dissipazione, non in ubriachezze, non in affanne. Che il Signore ci trovi non in dissipazione, non in ubriachezza, non nell'affanno, tutti elementi che appartengono all'uomo vecchio. Ma il Signore ci trovi nella vita buona, fatta di fede, di speranza, di amore, nella vita che è oblazione a Lui, che è sacrificio soave e gradito. Ecco allora quale deve essere il primo atteggiamento del cristiano. È annunziatore della morte del Signore, proclamatore della sua resurrezione. Egli rivive nel suo corpo la morte e resurrezione di Cristo. Questo è il vero cristiano. Secondo atteggiamento è l'attesa, vivere in attesa del Signore. Il Signore viene, dobbiamo desiderare la venuta del Signore. I primi cristiani desideravano la venuta del Signore. Le anime pie desiderano la venuta del Signore. Ricordo alcuni episodi nella nostra vita carismatica, alcune persone che ho conosciuto e che ci hanno preceduto nel nostro cammino. Desideravano vedere il Signore. Si consolavano durante gli ultimi giorni della vita, gongolanti di gioia, perché l'ora dell'incontro stava per venire. Gli altri piangevano, ma essi erano gongolanti di gioia, perché l'incontro col Signore era vicino. Ecco l'atteggiamento del cristiano, nessuna paura della morte, perché la morte segna l'incontro con Dio. E non avere paura di Dio come di un giudice. Dio è lo sposo divino che viene ad accogliere la sposa per le nozze eterne. Dio è colui che ci ha amato fin dall'inizio, ci ha creati e ci ha redenti perché vuole renderci felici
per tutta l'eternità. Non avere pertanto paura della morte, ma nutrire il desiderio ardente di incontrarsi con il Signore, essere in attesa. E quel Maranatà che abbiamo noi cantato, vieni Signore Gesù, e la sposa dice vieni, e lo Spirito dice dentro di noi vieni, vieni Signore Gesù. Eppure noi allontaniamo il pensiero della morte, allontaniamo quasi il Signore che vuole venirci a prendere. Cerchiamo di mutare il nostro atteggiamento, pur nella paura che abbiamo della morte e del giudizio. Stiamo in attesa del Signore che viene. Può venire ora, può venire domani, poco importa il tempo, se noi siamo sempre in attesa del Signore che viene e sicuramente verrà. Pertanto vita morigerata e attesa del Signore. E poi vegliare e pregare. Ecco, pregare, la vita di preghiera. Vegliare come quelle 10 vergini che vegliavano nella notte in attesa dello sposo. E pregare, pregare incessantemente. Pregare giorno e notte, cioè essere in atteggiamento di preghiera, perché la preghiera mette lontano il maligno, perché la preghiera ci distrae dalle cose della terra, dall'attrazione di questo mondo, perché la preghiera ci proietta verso l'alto, verso colui che deve venire. Soltanto in questa maniera noi possiamo vivere la nostra vita di parusia, cioè della venuta e manifestazione del Signore, dare così un orientamento escatologico alla nostra vita. Siamo nel momento dell'Avvento, l'inizio dell'Avvento, abbiamo accennato alla venuta storica di Cristo, abbiamo accennato all'ultima venuta, quella escatologica di Cristo, ma fermiamoci per un momento alla venuta di ogni giorno. Cristo viene ogni giorno a visitarci. Cristo viene dentro di noi ogni volta che noi invochiamo il suo Spirito. Ogni volta che noi lo chiamiamo, viene dentro di noi. C'è un incontro continuo con Cristo. Ed è questo continuo incontro con Cristo che dobbiamo alimentare nella purezza della vita, nella veglia continua, nella preghiera continua. E poi c'è l'incontro eucaristico. Nell'incontro eucaristico noi ci incontriamo con Cristo vivo, Cristo morto e risorto, Cristo figlio di Dio, fratello nostro, sposo delle anime nostre. In questo momento noi ci prepariamo a questo incontro eucaristico, che deve essere sempre un incontro vivificante. Egli viene a riparare le nostre rovine, egli viene a purificare i figli di Levi, perché il nostro sacrificio sia un sacrificio mondo. L'Eucaristia ci purifica ogni giorno, l'Eucaristia ci prepara ogni giorno all'incontro definitivo con il Signore, perché noi nell'Eucaristia prendiamo il pegno della gloria futura, come viene detto. Ogni volta che riceviamo l'Eucaristia, riceviamo il seme della risurrezione e il pegno della vita futura. Incontriamoci bene con Gesù e l'Eucaristia ogni giorno, possibilmente. Incontriamoci spesso con Gesù e l'Eucaristia. È Lui che ci prepara all'ultimo giorno della nostra vita e all'ultimo giorno della storia. Se noi lo abbiamo ricevuto, se lo abbiamo ricevuto con amore, se l'abbiamo ospitato dentro il nostro cuore, noi non possiamo più temere né l'incontro prossimo con Lui al momento della morte, né l'incontro ultimo nell'ultimo giorno. Sì, o Signore Gesù, noi ti desideriamo questa mattina. Entra dentro il nostro cuore,
prendi possesso della nostra vita e disponici tu all'incontro definitivo con te, quando verrai a prenderci per riportarci nella casa del Padre. Amen. Signore, ci dà una parola. O voi tutti abitanti del mondo che dimorate sulla terra, appena si alzerà un segnale sui monti, guardatelo. Appena squillerà la tromba, ascoltatela. Poiché questo mi ha detto il Signore. Io osserverò tranquillo dalla mia dimora, come il calore sereno alla luce del sole, come una nube rilugiada al calore della mietitura. Il Signore ci invita, invita tutti gli abitanti del mondo che dimorano sulla terra a guardare il segnale. Appena squillerà la tromba, ascoltatela. Il Signore vuole, cioè, metterci in attenzione. Vegliate, attendete lo squillo di tromba. E questa attesa del Signore, che deve essere un atteggiamento fondamentale nella nostra vita. C'è l'atteggiamento di parusia. A Cristo e non ci convogli verso le vie terrene. Non scendiamo dentro di noi, non lasciamoci rapire dalle cose attorno a noi, ma alziamo lo sguardo in alto, in attesa del Signore che viene. Sì, o Signore, noi siamo in attesa di Te, e in questo momento noi vogliamo supplicarti, manda il Tuo Spirito perché i nostri cuori siano rinfrancati, manda il Tuo Spirito perché la nostra mente si è illuminata, manda il Tuo Spirito su di noi, perché noi possiamo pregare e unirci a Te, o Signore. Manda il Tuo Spirito, perché rinnovi dentro di noi la fede, la speranza, l'amore. Manda il Tuo Spirito dentro di noi, perché noi ci apriamo a Te e la Tua rugiada scende dentro di noi. Vieni Signore, vieni Signore, Signore, Maranatha, Signore.
Saranayati Yagena Shiranayo Ranagadhyane Yaranaya Ranaya Venini Aranyani Aranaya Rara Ererena Yerano Yanayore Vieni Signore, vieni, vieni a visitarmi. Yani luani anore maiona yaloro. Vieni Signore, vieni, vieni con la tua luce e la tua forza. Vieni Signore, vieni, vieni con il tuo fuoco. Brucia le mie cose, brucia tutto ciò che in me non è tuo. Brucia il mio peccato, brucia la mia infermità. Nai la raie noai noro, girana gire mi antiria nora numari, si aliano iorenu. Salitiana che manchiaro, sciara ieno aniano. Si aprono i nostri cuori, o Signore, al tuo passaggio, alla tua venuta. Si apre il nostro cuore adesso, in questo momento, Signore, perché Tu vieni a visitare i nostri cuori, e quando Tu passi, Signore, si sente, Signore, nell'aria la Tua presenza e la Tua venuta. Allora noi Ti chiediamo oggi, Signore, quest'oggi, qui riuniti tutti insieme attorno a Te, passa in mezzo a noi, Signore, perché vogliamo accoglierti come nostro unico Salvatore, come nostro unico Signore, come un nostro unico Re. Passa, oh Signore Gesù, e il Tuo passaggio produca la pace. Il Tuo passaggio, Signore, produca la pace nei nostri cuori, perché noi siamo in guerra, noi siamo divisi, oh Signore. Vieni quest'oggi, oh Signore, e uniscici a Te, oh Signore. Liberaci da ogni divisione, oh Signore. Liberaci, oh Signore, dal nostro uomo vecchio. Liberaci, Signore, dalla legge della carne, e fa vivere in noi la legge dello Spirito. Vieni, Signore Gesù, vieni in mezzo a noi, Signore. Io vengo a toccare ciascuno di voi. Tu non puoi nasconderti, perché io vedo tutto, tutto è mio potere. Io vengo a toccarti la mente per aprirla alla luce. Vengo a toccare il tuo cuore per prendere il tuo peccato e darti l'amore. Io vengo nel tuo corpo per darti la pace, la serenità, la vita, per prendere su di me le tue infermità. Lascia che il tuo Signore ti tocchi. Io sono il Signore della luce, dell'amore e della vita. Gettiamo in Lui ogni affanno, gettiamo in Lui i nostri affanni questa mattina, gettiamo in Lui ogni affanno perché Egli è il Signore della pace, gettiamo in Lui il nostro cuore perché Egli lo guarirà. Gettiamo in Lui ogni affanno, con tutto quello che significa questo affanno della vita di cui abbiamo letto nel Vangelo. Signore, è la Tua parola. Allora noi vogliamo quest'oggi, Signore, indossare le armi della luce e liberarci dagli affanni della nostra vita. Quanti affanni nella nostra vita, oh Signore, Tu che sei il Re della pace, passa questa mattina in mezzo a noi, Signore, perché i miei affanni, il mio affanno, la mia vita, oh Signore, vuole essere da Te trasformata. Grazie, Signore Gesù. Grazie. Ieri ti sei macchiato, ma oggi io voglio detergere la tua macchia. Voglio ridarti la mia grazia e la mia serenità.
Vogliamo cantarti che tu sei la nostra pace, Signore. Tu sei la pace, Gesù. Tu sei la nostra pace. E vogliamo, Signore, accogliere questa serenità che tu ci vuoi dare. Vogliamo dirti, Signore, guarisci questo mio cuore, fa che io creda, Signore, che tu oggi, questa mattina, passerai, stai passando in mezzo a noi per donarci la serenità, la tua serenità, la tua pace. Passa, principe della pace, passa in mezzo a noi. Lascia la cascia, ma tu stai la cosa. Gesù è la pace. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, se toglierai il puntare il dito e il parlare empio, allora tu implorerai il mio aiuto ed io ti dirò, eccomi, io vengo a salvarti. Allora brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio, ti guiderà sempre il Signore, rinvigorirà le tue ossa. Confida in me, popolo mio, io sono il tuo Signore. Io guarisco tutte le tue malattie, io ridò la forza allo stanco, io rialzo chiunque è caduto, muliore nuca noia nuqui mandò, tarano aie nura nusci, scirimiana caranti dovia nasci duranu, marantia negerentiana di tu, e le rentana ma, merei orei urinu. Apri il tuo cuore, io passo in mezzo a te, io tergo le tue lacrime, io scuoto il tuo cuore, apri i tuoi occhi, io sono il Signore. Aprimi la casa, aprimi la porta del tuo cuore, entrerò e starà luce dentro di te, sarà la salvezza. Mi alara nuiorona ie. Ho parlato per te e per sette di voi. Io vi amo, io sono il Signore. Il Signore dà grazia di luce a tante persone. Il Signore dà la salute del corpo a una persona gravemente malata. Rialza il suo cuore perché
La salvezza è entrata anche fisicamente nella tua casa. Noi crediamo in te.